Senatore Romeo, prego. Sì, grazie Presidente. Se è possibile, grazie. Ho sentito durante la discussione generale molti gruppi parlare di clima surreale nella giornata di oggi. Beh, in effetti un po' di ragione c'è, perché da una parte abbiamo una mozione presentata da una parte della maggioranza che vuole sostanzialmente chiedere il blocco della TAV quando il governo ha già deciso di andare avanti, e dall'altra parte ci sono delle minoranze che presentano una mozione che impegna il governo ad andare avanti quando questo è già stato deciso. Quindi diciamo che più qualcuno ha detto clima surreale, una sorta di teatrino, non lo so. Noi di fronte a questa giornata come ci comportiamo? Con coerenza, come abbiamo sempre fatto. La Lega è sempre stata coerente, quindi noi sicuramente voteremo a favore, come ha detto bene il sottosegretario nonché viceministro Garavaglia, voteremo a favore delle mozioni per la TAV, e dall'altra parte voteremo contro le mozioni che invece vogliono bloccare l'opera. Abbiamo dato disponibilità ai nostri partner di governo durante questo percorso di un anno comunque di poter in qualche modo discutere dei particolari sull'opera, che era poi quello che era contenuto all'interno del contratto, ma senza assolutamente mettere in discussione la realizzazione dell'opera. Sono arrivate anche delle notizie positive che lo stesso Presidente del Consiglio ha messo in evidenza, perché il CDA di Telt di recente ha portato l'Unione Europea ad aumentare i finanziamenti al 50% per i progetti transfrontalieri riguardanti il corridoio TEN-T, e quindi con un particolare riguardo anche alla Torino-Lione, che può diventare un 5% in più, quindi può salire fino al 55%, in quanto il progetto sulla nuova linea è gestito da un promotore pubblico binazionale. Quindi ci sono degli elementi che hanno fatto sostanzialmente anche lievitare quelli che sono i benefici rispetto ai costi, a proposito di analisi costi-benefici. Così come possiamo anche comprendere, questo lo dico senza problemi, quando il Movimento 5 Stelle porta sulla scena della politica italiana un elemento di rispetto e di tutela nell'ambiente, cioè dite una cosa giusta e di buon senso quando vi riferite al fatto che dove bisogna progettare una nuova opera magari bisogna prestare una giusta attenzione anche al rispetto dell'ambiente, rispetto magari a quello che succedeva in passato, dove forse una certa ideologia sulle grandi opere non faceva conto, pur di farle, di tutto quello che c'era intorno, di quelle che erano le esigenze dei territori. Questo discorso va bene ed è giusto ed è di buon senso per le future opere che si vogliono realizzare, ma per le opere che già sono state finanziate, progettate e che devono essere finite, questo discorso non vale, non ha assolutamente senso. Soprattutto, lo dico, anzi lo diciamo, in un momento economico e particolare come questo, dove tutti, alla luce di tutti i gruppi, c'è la necessità e si parla di voler fare degli investimenti, che gli investimenti diventano davvero importanti e fondamentali per la crescita, per far crescere questo paese, per il famoso prodotto interno lordo, se ne sta parlando anche a livello europeo, c'è un dibattito, c'è la volontà di far sì che gli investimenti, la spesa per investimenti esca dai famosi parametri, numeri, numerini e deficit vari. E quindi è chiaro che questo è un tema su cui non possiamo bloccare, aspettare, il paese deve andare avanti, quindi è necessario che gli investimenti e che le opere proseguano, che non vengano, non c'è tempo per fare analisi di costi e benefici sulle opere che sono già state programmate e che devono partire, non c'è tempo, questo paese non ha tempo, anche perché se davvero dovessimo bloccare, perché questo è un altro punto fondamentale, quest'opera, ma quale credibilità potrebbe avere un paese a livello internazionale che stipula un accordo, lo stipula, dopo 10-15 anni se lo rimangia e lo rimette in discussione? Ma qualsiasi investitore straniero direbbe vado a investire da qualsiasi parte tranne che in Italia. È un problema di credibilità anche a livello internazionale, non possiamo non tenere conto di questo aspetto.
Da noi finirebbe che non andrebbe più a investire nessuno e quindi non avremo la crescita del PIL, avremo dei problemi economici con tutte le conseguenze anche e soprattutto per lo stesso governo. E poi non dimentichiamocelo, non facciamo finta di niente, è vero che la mozione che presentate voi dei 5 Stelle oggi impegna il Parlamento e non il governo e quindi questo potrebbe far pensare che non ci possano essere delle questioni politiche, però non nascondiamoci, il dato politico e la questione politica aperta resta, perché condividiamo le posizioni, potremmo anche comprendere, lo dico al collega Patuanelli, le posizioni storiche del movimento, per cui a livello identitario il movimento voglia rafforzare, voglia mettere la sua bandierina su questo tema, perché nasce un po' anche su questa contrapposizione a quest'opera. Però lo dico a tutti i colleghi, se fate parte del governo e il Presidente del Consiglio ha dichiarato che l'opera va fatta, dovete essere a favore della TAV. Non ci sono alternative. È una questione anche di credibilità complessiva di tutto il governo. E su un tema così importante, è inutile che ci nascondiamo, come la TAV, è chiaro che avere due partiti di maggioranza, uno che vota in un modo e l'altro che vota in un altro, indubbiamente pone sul tavolo una questione politica chiara, evidente, che non si può assolutamente negare. È inutile che ci nascondiamo, perché oggi chi vota no alla TAV si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno conseguite nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Lo dico, per favore, chiederei cortesemente, senatore Laus, per favore, di farmi finire, grazie. Se era possibile, questo lo dico con chiarezza, ricordare che in assoluto in un anno io sono convinto che di cose ne abbiamo fatte tante, questo è certo. Tante, e c'è stato anche un rapporto, lo dico a livello parlamentare, molto positivo col collega Patuanelli, ma qui soprattutto al Senato, tra noi e comunque e voi dei 5 Stelle. Abbiamo spesso e volentieri abbiamo spento incendi, lo sa Patuanelli, che magari nascevano nello stesso governo, quindi c'è stato un grande rapporto. Però oggi come oggi, alla luce di quello che il Paese, di cui il Paese ha bisogno, ha necessità, che è quello di crescere, noi non possiamo più accettare il blocco di alcune opere fondamentali, il blocco dell'autonomia, il blocco sulla riforma della giustizia, il blocco sulla riduzione delle tasse. Troppi ostacoli impediscono a questo governo di crescere con una certa e di fare in modo che il Paese possa crescere con una certa velocità. Noi vogliamo andare avanti e non vogliamo andare indietro, e quindi ognuno poi si prenderà la propria responsabilità. Ricordo. Non interrompete, fate terminare. Esatto, non è che per caso c'è un po' di preoccupazione, un po' di tensione tra i banchi del PD, eh? Come si diceva, cos'era un film dove si diceva paura, almeno lo diciamo senza tanti problemi. Comunque, per chiudere con la dichiarazione di voto, quindi annuncio ovviamente il voto contrario alla mozione presentata dai 5 Stelle e dalla collega De Petris del gruppo misto, e a favore di tutte le altre mozioni. Devo dire che qui il PD ha fatto un capolavoro rendendo la mozione in una riga sola, quindi era impossibile non votare a favore, vi siete applicati molto, davvero un capolavoro sartoriale si potrebbe definire, quindi vi faccio i complimenti. Comunque, al di là di questo, il voto a tutte le mozioni pro TAV. Grazie.